Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente oggi un'altra nuova spesa Eurospin e vi faccio vedere subito che cosa ho comprato. Allora, intanto abbiamo sempre il nostro cioccolato e latte e questo della Land con l'aggiunta di fosforo, calcio e vitamine. E sono tre confezioni. E questa l'ho presa per mia figlia per la scuola e quindi sono le sue ricariche di cioccolato. Poi le immancabili uova, e anche queste sono uova fresche della Delizia del Sole, allevamento a terra, e sono 6 uova. Poi ho preso 2 pacchi di penne rigate perché erano in offerta e quindi ne ho prese 2 pacchetti. Poi adesso sono accatastati, ho preso questa lonza, sono appunto fette di lonza, 2,77 euro, e quelle non erano in offerta. Poi passata di pomodoro, 2 confezioni, latte dell'Amo Essere, e questo è senza lattosio, e di queste ne ho prese 3, come al solito. Poi ho preso il caffè, questo istantaneo da mettere nel latte al mattino. Poi ho preso 2 confezioni di fiocchi di latte, e sono tipo la Jocca, ma molto buoni. Poi ho preso la crema bigusto da mettere sul pancake, e poi vi faccio vedere una sorpresa dopo. E questa è nocciola e latte. E poi crema al cioccolato. Poi panna al cioccolato, appunto la seconda confezione di fiocchi di latte. Poi ho preso 2 di queste confezioni di Wünster, e queste sono pollo e tacchino. Poi dell'Amo Essere ho preso questo per la prima volta, spinaci e formaggio, ricetta vegetariana. Suppongo siano buoni. Poi dell'Amo Essere queste 2 confezioni di gnocchi, che vanno bene perché a volte capita che magari uno vuole gnocchi, oppure mia figlia torna da scuola e quindi devo cucinare solo a lei, quindi c'ha gnocchi, solo la sua porzione. Quindi poi questa invece è mia ed è falafel con ceci, sono tipo polpettine. Sempre vegan. Poi ho preso il pesce spada affumicato e 2 confezioni di salmone scozzese. Sono così e il peso è 100 grammi. Lo vedete? Sì, 100 grammi. 100 grammi di salmone scozzese affumicato. Ravioli. E questi ravioli sono i funghi porcini e tartufo, molto buoni direi. Poi finissime di petto di pollo, e queste qua sono 2 etti, sì, erano quasi 3 etti, 3,30 euro. La macinata è 4,63 euro, è macinata mista. Arrosto di petto di pollo, confezione di cotolette, ops. Eccole qua, ho preso 2 confezioni di hamburger, e queste hamburger sono di suino. Sì. Poi l'arrosto di tacchino affettato, confezione appunto di pollo e tacchino, sono Wünster. Adesso proseguiamo con, diciamo, le schifezzine, ecco. E vi chiedo di lasciarmi un bel pollice in su
e magari un commento, ecco, mi piacerebbe che mi lasciaste qualche commento se avete delle curiosità o soprattutto anche dei consigli da darmi, e se avete scoperto qualcosa anche in altri supermercati che non siano sempre Eurospin oppure Lidl. Allora, queste che già le ho prese qualche volta e sono le mini gallette di mais e queste sono veramente buone, come merenda soprattutto. Queste fanno meno bene, queste fanno male direi. E sono le patatine al gusto paprika ed è un sacchettone da 150 grammi. Poi ho preso per la prima volta questi che sono praticamente dei croccantini gusto formaggio. E sono così, sono da 25 grammi l'uno, così se avete qualche ospite che magari gradisce, anche per un aperitivo, almeno avete i sacchettini separati, rimane sempre fresca praticamente. E poi queste che sono invece le patatine al barbecue. Poi ho preso questa confezione di pane integrale, questa è mia. Poi invece per la famiglia una pagnottella, diciamo praticamente, il pane croce del sud ed era anche bello caldo, infatti bello morbidoso, ma è croccante fuori. Poi ho voluto prendere questi che non li ho ancora provati e sono dei grissini con sopra il sesamo. E questi mi ispirano e voglio provarli. Poi ancora le bottiglie di latte, appunto, in totale erano tre. L'altra confezione di penne che vi ho fatto vedere prima e due avocadi da fare con il salmone. Una volta ho preso questa confezione da 12 rotoli di carta igienica ed è della La Morbida, morbidezza irresistibile. Sì, sono praticamente 12 rotoli. Infine abbiamo un dentifricio mai provato e questo è della White and Fresh, non so. Vedremo com'è, sbiancante, anticarie e alito fresco. Costava praticamente niente. La sorpresa ed è questa là che abbiamo preso per fare i pancake, siccome appunto abbiamo preso la farina, quella per fare i pancake. Allora l'ho trovata, questa padella è da 26 centimetri e ve la apro, faccio vedere com'è. Ma è simpaticissima. Allora, ILAG, Swiss Technology e niente, tecnologia svizzera, boh, ok, come gli orologi praticamente. E qui ogni tondino per fare il pancake ha la sua faccina, quindi vedete c'è la faccina sorridente, le varie faccine, sono tutti smilini. E vedremo, insomma, sicuramente andranno bene. Mi ispirava tanto. E quindi, già che avevamo la farina, poi ho preso anche appunto la crema alla nocciola e quindi per la colazione. Allora, la padella appunto è di 26 cm, è per pancake, lo dice anche ovviamente la confezione, ed è di alluminio. È un rivestimento antiaderente, effetto pietra. E poi se vediamo un attimo se si può lavare. Allora, si può lavare anche in lavastoviglie, si può usare per il forno elettrico e a gas, ovviamente. Non va bene per il forno, chiaramente. E anche sui fornelli in vetroceramica, quindi la potete mettere anche sul vetroceramica. Comunque non è male, non è male. A vederla così sembra carina.
e faremo una prova, vedremo poi come escono fuori questi pancake. Se ho il tempo e mi ricordo, vi metto magari qualche foto su Instagram. E intanto vi ricordo che il mio Instagram è lollipop-ig e niente, questo è il mio indirizzo. Iscrivetevi anche lì sul mio Instagram, perché su Instagram metto tantissime fotografie e magari sono anche un po' più attiva rispetto a YouTube. Per questa spesa direi che è tutto. Vi ho lasciato per ogni cosa che ho preso sotto, vi ho lasciato i prezzi. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia utile appunto per fare la spesa, e ditemi voi, insomma, se volete altri video spesa come questi o se preferite magari che cambio e inserisco anche altre tipologie di video legate di più anche ai What's in My Bag, quindi anche le recensioni delle varie borse che ho. Sicuramente qualcosa uscirà, appena ho il tempo, inserirò anche qualche video di questo tipo. Vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video, iscrivetevi e lasciatemi un like. Ciao!